Abbiamo allestito i nuovi pannelli come copertura delle vetrine. Questa è la zona franca, quindi abbiamo tolto i pannelli di legno per far sì che ci fossero dei pannelli più facili anche da montare. Assieme al signor Cerlino, che si occupa di scenografie teatrali, e questo è una cosa che porto molto dimenticato, abbiamo studiato quello che potrebbe essere il montaggio sul montaggio, oltretutto la realizzazione scenografica, dove alla fine la rappresentazione è legata a un'esposizione di quadri che sia meno invasiva per la città. È divisa in 5 pannelli, ogni pannello raffigura una situazione diversa, quindi il tiro delle arance della storia, il popolo, quindi il carnevale di noi pugliesi, i balletti come gruppo importante, la storia dei vari componenti del carnevale, quindi sempre foto storiche, quindi per tornare al passato, e l'ultimo, in collaborazione con la fondazione, abbiamo ripreso la cartina che sostanzialmente sarà di utilità per i turisti, nonché anche per gli operiesi, per le entrate e le uscite.